Siete riusciti a risolvere un caso così nel giro di poche ore che riguarda una sparatoria di cui è rimasto ferito anche un consigliere comunale. Com'è andata e cosa si nasconde come movente dietro questo episodio? Ma il fatto in sé è stato piuttosto grave, una sparatoria alle 10 del mattino in una cittadina di Camporosso, aggravato dal clima di diffusa omertà che ha pesato su tutta la vicenda. Questo non ha impedito agli uomini della Polizia di Stato e del commissariato di ricostruire la vicenda. Come? Parlando con le persone, conoscendo bene il territorio. Si è trovato il modo di collegare alcuni fatti e alcune persone che hanno composto il mosaico. Quando siamo arrivati a un primo nominativo interessante, giudicato interessante, ci siamo messi nelle mani del dottor Cavallone che ci ha poi consentito di raggiungere questo risultato e quindi di identificare il Domenico Catalano e poi il nipote Antonio. Che si era rifugiato Nel frattempo il dove? nipote si era rifugiato a Gioia Tauro, cioè nel suo paese di provenienza. Allora ho chiamato il collega del commissariato di Gioia Tauro, che dopo circa mezz'ora aveva già raggiunto l'abitazione del catalano e l'aveva portato poi in ufficio per tutti gli Avete rinvenuto anche armi da fuoco? altri. Sì, è stata qui a Ventimiglia, la pistola che vedete qui è stata sequestrata. Era in possesso del Domenico Catalano che ci ha mostrato il nascondiglio dove era stata occultata nottetempo. È una pistola della matricola Brasa che potrebbe avere una storia interessante che sarà ricostruita poi grazie al lavoro della scientifica di Genova o forse di Roma, adesso dobbiamo vedere dove mandare il reperto, come si dice in gergo. La posizione delle vittime è al vaglio anche quella? Per le Sì, perché ci sono testimonianze? aspetti da chiarire, anche insomma, il ritardo con cui si sono presentati al pronto soccorso, le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza, da cui non traspariva la voglia di collaborare con le forze dell'ordine.